Eder. Mech. Pallister. Filippo Turetta, accusato dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, deve stare in carcere perché potrebbe uccidere altre donne. Si legge in uno dei passaggi dell'ordinanza con cui il GIP di Venezia Benedetta Vitolo ha disposto l'arresto, poi diventato mandato europeo di cattura eseguito in Germania. Turetta con questa aggressione a più riprese e di inaudita ferocia ai danni della giovane fidanzata, prossima alla laurea, ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo, elementi idonei a fondare un giudizio di estrema pericolosità e desta allarme, dato che i femminicidi sono all'ordine del giorno. Il giovane appare imprevedibile, perché dopo aver condotto una vita all'insegna di un'apparente normalità, ha improvvisamente posto in essere questo gesto folle e sconsiderato, e intanto mi trovo qui, vicino al posteggio di un asilo, qui Giulia Cecchettin è stata aggredita una prima volta e siamo a 50 metri da casa sua. Si trovano infatti qui le prime tracce di sangue e la lama spezzata di un coltello da cucina. Il GIP spiega che l'ipotesi più probabile è che una volta che l'ex coppia si è fermata intorno alle 23:11 nel parcheggio di via Aldo Moro a Vigonovo, a 50 metri da casa Cecchettin, Giulia è stata aggredita da Filippo, probabilmente servendosi di un coltello. Nel documento si riferisce che un testimone ha parlato di un litigio verso le 23:15 e di una voce femminile che urla «Mi fai male» chiedendo ripetutamente aiuto. Qui Giulia, ne sono certi gli inquirenti, è stata accoltellata e bloccata. Così nasce l'accusa di sequestro di persona. Dalla prima alla seconda aggressione nella zona industriale di Fosso, è ragionevole ritenere che sia stata privata della libertà di movimento in auto dal Turetta. Allo stato non è possibile stabilire se con violenza o sotto minacce. La morte, però, sarebbe avvenuta proprio nella zona industriale, raggiunta a bordo della famosa Fiat Punto Nera intorno alle 23:29 di sabato 11 novembre, quando il ragazzo l'ha spinta con violenza a terra e la 22enne studentessa ha battuto la testa. Secondo il GIP, la disparità di forze in campo è evidente. Giulia è minuta, alta 1,63 cm contro i 188 cm di Filippo, è stata raggiunta subito e spinta, con forza. È caduta violentemente a terra, vicino al marciapiede, e dopo pochi istanti non dà più segno di muoversi. Giulia è morta dissanguata, dopo aver riportato varie ferite al collo, all'addome e alle mani. Dalle carte si evince anche che Filippo deve stare in carcere per la sua pericolosità sociale e vincibile dall'inaudita gravità e manifesta disumanità che ha mostrato contro la giovane donna con cui aveva vissuto una relazione sentimentale. E poi ancora, Turetta con questa aggressione a più riprese e di inaudita ferocia ai danni della giovane fidanzata, prossima alla laurea, ha dimostrato una totale incapacità di autocontrollo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.